Attualmente su Ultimate Team ci sono veramente tantissime SBC e farle tutte è impossibile, anche perché servirebbe un club infinito. In più, con l'uscita dei TOTS, tante carte che prima potevano sembrare utili adesso sono finite nel dimenticatoio e sono state rimpiazzate con delle nuove. Quindi vediamo tutte quante le SBC analizzandole una ad una, cercando di capire quale valga la pena completare e quale invece sarebbe meglio evitare. La prima SBC che ci troviamo davanti è quella di Martin Odegaard TOTS. 522.000 crediti per sbloccare questo giocatore che, stazza alla mano, non è nemmeno male. Il problema è che non è né carne né pesce. Può giocare benissimo da COC, che probabilmente è il ruolo migliore, ma solo da COC centrale, perché da COC esterno non ha né il body type né la velocità, la forza fisica per poter reggere gli scontri con i terzini, che a loro volta stanno diventando sempre più forti grazie appunto ai vari TOTS che escono e che usciranno. Può fare sì anche la mezzala, magari in un centrocampo a 3, mai in un centrocampo a 2, perché difensivamente è pressoché inutile se non assente. Magari nel 4-3-2-1, ma anche in quel caso, utilizzandolo come centrocampista che si allarga, non rende al massimo. E per 522.000 crediti, secondo me, è un SBC assolutamente da skippare, a meno che non sia fan di Martin Odegaard. Al suo fianco troviamo invece l'SBC di Ibrahima Konaté, un difensore che all'apparenza sembra veramente devastante. 604.000 crediti per questo muro alto, ben 194 cm con normale alto di Workrates e con queste statistiche difensive che sono veramente eccezionali. Basta mettere ombra per avere tutto quanto al massimo. Il discorso però qual è? I playstyle sono ottimi, anche se non ha il Progione Plus che ormai sappiamo essere il migliore. Ma di difensori forti ce ne sono veramente tantissimi, chissà quanti altri ne avete voi tra le varie SBC Icon, tra le varie evoluzioni, tutte le altre promo. Per cui vale la pena buttare 600k di folder su questo giocatore? Sì, solamente siete dei difensori vecchi e ormai datati. Andiamo avanti con Chloe Kelly. Questa volta passiamo alla Premier League femminile, esterno del Manchester City, alta 168 cm con 5 piedi deboli e 4 mossa abilità. Alto alto di Workrates, è ovviamente molto piccola fisicamente, ha però il playstyle del passaggio teso e ha delle ottimissime statistiche. Sembra un po' una Phil Foden al femminile. Sta di fatto però che è veramente troppo piccola per giocare su next gen, e 787 crediti sono veramente tantissimi, quindi secondo me questa qui è una SBC assolutamente da evitare. Ci spostiamo ancora una volta sulla destra e troviamo Aaron Wan-Bissaka flashback. In tanti speravano uscisse Rashford e invece delusione, perché questo Wan-Bissaka non è niente di che. Anche lui prezzo folle, secondo me quasi 500.000 crediti per un terzino destro che, per carità, ha delle ottime statistiche difensive, ma velocità, passaggio, dribbling, si poteva fare decisamente di meglio. I vari Cafu, Golasso, Zambrotta, Birdie sono nettamente superiori e li abbiamo già da più di un mese. Lo stesso Miguel Showdown uscito poco tempo fa, che si è uppato ed anche voluto, è nettamente superiore. Prezzo folle per una carta che a questo punto del gioco è buona ma non eccelle. Finalmente ci spostiamo in Serie A e troviamo Alessandro Bastoni Potm. È una carta forte? No, ovviamente no, ma costa poco, sta all'incirca sugli 80-100k. Se siete interisti, per me è una carta da fare per una squadra full Italia, una full Inter, squadre semplicemente fatte per divertimento, ovviamente se non avete Bastoni Showdown. Davide Ginola è stato sicuramente una delle migliori SBC di quest'anno, è uscita tanto tempo fa e ancora è attiva, 16 sfide però da iniziare ora è sicuramente una follia, perché è un giocatore che innanzitutto sul mercato adesso costa meno di 1 milione, è sicuramente ancora valido ma inizia ad arrancare anche lui, perché difensori TOTS ce ne sono tantissimi e alternative buone quanto lui, meglio di lui o leggermente inferiori ce ne sono altrettante, quindi iniziarla ora secondo me è assolutamente follia. Se invece l'avete già iniziata e vi trovate a metà, ormai completata, perché altrimenti sarebbero completamente sprecate tutte le altre 8 SBC che avete fatto. Non mi soffermerò troppo su questo Adam Wharton, SBC da 30.000 crediti, a meno che voi non siate dei tifosi del Crystal Palace, ma se guardate questo video e siete italiani non credo proprio che voi lo siate. Mayra Ramirez invece, 56.000 crediti per un ottimo super sub. Vi devo dire la verità, lei mi ha sorpreso perché l'ho utilizzata su un altro account. Se non avete fatto giocatori come ad esempio Werner prima e avete bisogno di super sub che vi spaccano la partita, lei potrebbe fare al caso vostro. Ripeto, costa veramente poco, ha tutte le statistiche giuste al posto giusto, perché ha ottima velocità, ottimo tiro, ottimo dribbling, la mettete lì in attacco, ma in un attacco a due, è anche alta 178 cm, ha dei buoni playstyle, quindi il suo lo può fare, ripeto, solo se avete bisogno di un super sub, non da usare titolare. Balzerei il Potman delle divise e arriverei invece a Lucas Vázquez, Team of the Season. Costa 100.000 crediti ed è un giocatore interessante, perché innanzitutto può fare più ruoli, terzino destro, esterno destro e alla destra. È ovvio che non ve lo consiglierei mai come alla destra, perché
sì, ok, 4 massa abilità, 5 piede debole, ma non ha il tiro adatto e le doti tecniche adatte a fare l'ala destra. Nel senso, sì, ce le ha, ma ci sono tanti altri giocatori che lo fanno nettamente meglio. Il ruolo perfetto per questo giocatore, secondo me, è esterno a tutta fascia, magari nel 4-4-2 o nel 3-5-2 o in una difesa 5. Per il prezzo che ha, contando anche che prenderà quasi sicuramente entrambi gli upgrade, è assolutamente un SBC consigliata. Magari nel 4-3-2-1 può essere il vostro terzino destro offensivo. Adriana Leal da Silva, 64.000 crediti di SBC, non serve assolutamente a nulla. Anche lei potrebbe essere una sorta di Maya Ramirez utilizzata come super sub, ma è troppo piccola anche lei fisicamente, 166 cm, in game sembra ancora più piccola, un body type troppo esile, statistiche sì, buone, ma a che vi serve? Matthew Doll invece, Tots Live, può ricevere quindi anch'esso gli upgrade, è un terzino sinistro che va a coprire un ruolo che in League One non aveva tantissima alternativa, anzi praticamente nessuno, quindi se è una full League One lui potrebbe fare assolutamente al caso vostro. Costa solamente 64.000 crediti, ovvio, 3 mosse abilità, 4 piede debole, a maggio non è granché, ha comunque dei buoni playstyle per essere un terzino, niente di eccezionale, sembra una carta di qualche mese fa, però rispetto agli altri terzini sinistri che ci sono in League One è sicuramente un grande upgrade. Se però avete una squadra ibrida di alternative migliori, ce ne sono veramente tantissime, quindi potete benissimo evitare di farlo. Julian Alvarez è forse uno delle SBC più calde del momento, anche perché parliamo di un giocatore che nella vita reale piace tantissimo. Costa all'incirca 400.000 crediti, 4 massa abilità, 5 piedi deboli, ricorda tantissimo Werner Fantasy, che abbiamo sbloccato quasi tutti ormai. Infatti se avete Werner Fantasy non vi consiglio troppo di fare questo Alvarez, ma se non l'avete fatto invece può fare al caso vostro, perché per di più questo giocatore si può anche evolvere con la nuova evoluzione aggiornamento TOTS, e quindi renderlo ancora più forte facendolo arrivare a 93 di overall con un più 1 e più 2 in tutte quante le statistiche. Le statistiche sono già ottime perché il dribbling è eccezionale, il tiro è eccezionale, potenza di tiro, finalizzazione, non è un giocatore alto e quindi a prendere campo ci mette un pochino. Ovviamente da attettino attacca 2 fa il suo, da esterno un po' di meno, anche i playstyle sono buoni ma non eccezionali, il tiro a giro sarebbe stato meglio plus, il tecnico purtroppo non ce l'ha, ha il rapido argentato e ha di plus il primo controllo, il tiro potente e il chip shot che sì, ok, ma niente di particolare. Katie McCabe, ottima terzina sinistra dell'Arsenal, 5 piede debole, 4 massa abilità, peccato per il body type, veramente, veramente troppo piccolo. Costa 150.000 crediti, può fare anche ES, AS, ma ovviamente non la consiglierei mai in quel ruolo, visto che a livello di tiro siamo messi male per stare sempre a maggio. Difensivamente ha delle ottime statistiche, playstyle, niente di che purtroppo a livello difensivo, proprio perché li ha tutti quanti argentati e nemmeno uno plus. E a meno che non giochi sul PS4 e non vi serve una giocatrice dell'Arsenal, eviterei anche perché è irlandese e a livello di link è poca roba. Potton di Premier League e Potton di Bundesliga, li balziamo subito. Idem per quanto riguarda il Potton di Liga 1, Rafa Márquez, se lo avete fatto prima va bene, era un giocatore valido, adesso sinceramente lo eviterei, piuttosto aggiungete 200k di fodder e fatevi il Konaté di cui vi ho parlato prima. Nagata, a meno che voi non siate tifosi della Roma e state facendo una pur Roma, evitate anche lui. Arriviamo a Kai Havertz, che io ho sbloccato, 1.400.000 di SBC, che vi avrei detto qualche giorno fa di non farlo, adesso che però ha due upgrade garantiti diventa veramente una top carta. Non vi so ancora dire quando arriveranno gli upgrade, probabilmente come le carte Fanta FC arriveranno mercoledì nel pomeriggio o nella sera, comunque lo scopriremo a breve. 4 mossa abilità, 5 piede debole, una gullet gang clamorosa perché arriverà a tutto sopra il 90 tranne per il tiro, infatti proprio per quella questione di tiro io vi sconsiglio di utilizzarlo a TD, a TS, a TT, CAC, nessuna fase offensiva. La cosa più offensiva che può fare è la mezzala nel centrocampo a 3, e quindi io lo sto utilizzando terzino sinistro, dove mi sta piacendo perché ha il body type adatto, la corsa adatta per contrastare gli avversari e per prendere tantissimo campo, e poi appunto a centrocampo, ma non come quello difensivo, ma come o il box to box o come ho detto prima la mezzala che si allarga nel 4-3-2-1, anche se lì preferisco uno che abbia un tiro migliore perché spesso mi deve arrivare anche a segnare. Anche se diventa 94 è un SBC molto molto costosa, quindi se avete bisogno di una parete al centrocampo e avete tanti fodder nel vostro club, allora sì, ok, fatelo. Ma se al centrocampo avete dei giocatori che sono comunque buoni, anche se lui potrebbe essere meglio di uno dei due, ma non di tanto, evitatelo, perché con 1.400.000 potete fare tante altre SBC che usciranno, visto che siamo nel periodo dei TOTS ne usciranno veramente tantissimi. Invece per quanto riguarda l'SBC della Warren, SBC che costa sui 600.000 crediti, è una carta che io mi sento ancora di consigliarvi se sapete utilizzare per questa tipologia di giocatori, ovvero di giocatori con un body type grosso, con le 5 skill e che se ne hanno
vanno molto in velocità, ma che senza le skill possono risultare un po' troncheggianti e macchinosi. Perfetto nei contropiedi, se ne va in velocità, si allunga il pallone, non lo riprendono più, resiste anche discretamente fisicamente, gran tiro a giro da fuori area, da dentro l'area, buona finalizzazione. Non da attaccante però, perché il tiro non è abbastanza buono, infatti la potenza di tiro 82 si sente spesso. Per quanto riguarda le icone invece, le uniche che mi sento ancora di consigliarvi sono sicuramente Gianluca Zambrotta, che è un ottimo terzino sia a destra che a sinistra, resta ancora uno dei migliori. Ronaldinho solo se siete grandi fan, ma trovate comunque la recensione sul mio profilo, e con i tots ve lo consiglierei ancora meno. Check assolutamente skippabile, visto che con i pick della VL avrete trovato chissà in quanti Alisson Tots, eventualmente utilizzate lui. Rio Ferdinand invece straconsigliato, perché tuttora credo che sia uno dei top 10 difensori di tutto quanto il gioco, anche con l'uscita di Team of the Season, secondo me è inferiore solamente a Van Dijk Tots e a Van Dijk Todi. Jairzinho assolutamente da skippare, ormai difficilmente prende campo. Yashin, bene, se lo avete fatto tempo fa, se dovete farlo ora evitate, piuttosto andate a fare con Ade che vi costa un terzo. Socrates invece tanta roba, stesso discorso di Aloe Run, però vi devono piacere i giocatori con questo body type e dovete sapere skillare, altrimenti non riuscite ad utilizzarlo, ma se sapete utilizzarlo lui è veramente una hit. Roberto Carlos Footbird invece lo eviterei, per quanto sia un buon giocatore costa veramente troppo per essere un terzino, piuttosto andate a fare Zambrotta. Magrele assolutamente evitabile, vi comprate sul mercato Kanté, che probabilmente è anche meglio, ha più playstyle, ha 4-4 ed è praticamente identico in campo se non migliore a livello tecnico. Ribéry era ed è stato una gran carta, ma dai Toti sono passati troppi mesi e quindi non rende più come prima, soprattutto in velocità, dove adesso si troverà a scontrarsi con tantissimi terzini nettamente più veloci. Ottimo per accentrarsi e tirare a giro, ma di alternative ne sono uscite una marea, quindi 15 SBC l'eviterei. Agui, carta molto simpatica, molto divertente, ma anche in questo caso, per quanto sia buono, lo stesso Odegaard di cui vi parlavo prima, forse da CAC è anche meglio. Miam, grandissima carta, ancora fortissima, ma la sua carta sul mercato si è dimezzata di prezzo, costa la metà di questo SBC, quindi il rapporto metà prezzo questo SBC non consiglierei mai di farvela, piuttosto vi direi accumulate crediti e compratela sul mercato. David Beckham, ottima mezzala, ma 190k vi comprate l'Off-to-Chic Tots del Milan, che può ancora ricevere upgrade, e vi evitate 9 SBC per un prezzo di 700.000 crediti, quindi anche questa via. Eric Cantona, vi potrei fare lo stesso discorso di prima dei giocatori con il body type, se siete fan di Cantona potete farlo, se sapete utilizzare il giocatore con questo body type potete farlo, ma a questo punto fate 2 SBC in più e vi fate Socrates, che è nettamente superiore e anche il 5 di piede debole. Magoles Engolaso, forte sì, ottimo mediano, potete anche fargli l'evoluzione, ma anche lui costa tanto e dei mediani forti ne sono usciti tanti altri. Sul mercato c'è ancora Rice Fanta, che è sceso tantissimo di prezzo vista l'uscita del Tots, che secondo me è nettamente superiore. Recapone di tutte quante le SBC fatto, io spero che questo video vi possa essere di aiuto. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi piacerebbe riceverne uno ogni mese, serie che possiamo continuare fino al prossimo titolo. In più fatemi sapere sempre nei commenti se vi piacerebbe lo stesso video però con tutte quante le evoluzioni, magari possiamo farle anche settimanalmente, tipo le migliori evoluzioni della settimana. Per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Buon SBC, bella!